Ed eccoci qua, anch'io sono su Minecraft Dungeons, come volete chiamarlo. Allora, io non faccio di solito gameplay, io un po', diciamo, mi piace raccontare storie, però questo Minecraft è molto bello, è molto promettente, molto mlml, diciamo, perché? Perché in poche parole vivremo tutti insieme delle avventure fantastiche, guardate, guardate. Allora, sì, in poche parole è questo che si fa in Minecraft. Si vivranno, almeno in questo Minecraft, si vivranno delle avventure straordinarie tutti quanti insieme. E, però prima devo capire come funziona, perché boh, cioè davvero io non ho visto nemmeno un gameplay su YouTube. Dove sono? Aiuto! Mi sono intrufolato, bene. Allora, mi sto muovendo, vediamo dove sta portando questa storia. Ah, tu zombone, i zomboni li chiameremo smaccioni. Non so cosa sto dicendo, sono cretino. Allora, oggi proverò a registrare questo Minecraft Dungeon. Fatemi sapere se vi piace, se lo volete ancora, vi lascerò anche un sondaggio. Comunque nel caso vi piaccia mettete like e io lo porterò ancora. Oppure comunque, non lo so, fate i commenti, che ne so, commentate. Ah! Scusami, scheletro, come osi? Colpisci lo scheletro e le frecce sono limitate. Come faccio? Hello? Allora, in teoria... No, scusami, com'è che faccio? Ah, forse con il tasto, ok. No, vai qua. Ho capito, capito. Bellissimo. Ok, le frecce sono limitate. Ovviamente, era abbastanza ovvio. E la cosa bella di questo Minecraft è che si genera proprio come Minecraft reale. Cioè, si genera in modo procedurale. Cioè, vuol dire che si genera tutto a caso, anche il mondo. E quindi ogni livello sarà diverso da quelli degli altri youtuber, e quindi è questa la cosa bella, no? Di portare il gameplay, perché lo rende in un qualche modo tuo, oltre alla tua personalità, che mamma mia, c'è la mia personalità, cioè, vogliamo parlare? Cosa sto dicendo? Allora, non so, qua, cioè, no, non osare, caro, perché io sono... Mamma mia, sto ammazzando tutti quanti perché sono bravissimo, non è vero. Faccio schifo, secondo me sarà anche difficile. Cosa ho fatto? Come ho fatto a colpirlo? Non ne ho idea. Comunque, suppongo che devo andare qua, vediamo, perché... Non lo so, cioè, mi sta già piacendo, non so se da vedere è bello. Cioè, immagino non sia così tanto bello da vedere. Non lo so, fatemi sapere voi se lo volete ancora vedere, se la smetto di balbettare, magari. Però sarebbe anche una... Ah! Scusate, cosa state... cosa state facendo, brutti... Vabbè, lasciamo perdere, non diciamo niente. Ho trovato delle scorte. E del pane anche. E com'è che si fa a mettere... Cioè, capito, non ne so molto. Allora, la E si utilizza una pozione. Ma che pozione è questa? Aiuto, devo imparare. Insegnatemi tutto nei commenti se sapete. Allora, se volete darmi consigli per giocare meglio, insegnatemi, perché io non so... Cioè, non ci ho mai giocato, ovviamente, perché è appena uscito, grazie al cavolo, che non ci ho mai giocato. Ma non ho giocato nemmeno alla demo, niente, ovviamente. Quindi devo impararlo, e se voi sapete un modo per impararlo, cioè insomma, cos'è? Sopravvivi. Scusa? No, come osa? Ha fatto pure... No. Va bene, allora vedremo. Aumento di livello, ok. Probabilmente sto anche saltando qualcosa, non lo so, perché non mi voglio soffermare tanto, diciamo, capito. Però posso lanciare un incantesimo, molto bello. È come... Allora, devo premere il tasto I, giusto? Aha! E io posso incantare, io vorrei incantare la spada. Ah, ho capito! Posso scegliere qua, non avevo visto. Allora, affilatezza, aspetto di fuoco, distruzione. Io direi distruzione perché non ho mai provato... Non ho mai provato... Allora, l'affilatezza è la cosa, diciamo, l'aspetto di fuoco là è... So cosa siano, però... perché, vabbè, lo so da Minecraft, cioè... però... Qua, la distruzione non l'ho mai provata. Hai raccolto un manufatto, apri l'inventario, vediamo. Cos'è che ho raccolto? L'ho raccolto qua, ho raccolto un razzetto. Che caspita faccio? Fai clic con il tasto destro sulle frecce. Ah, ecco. Ok. Allora, ora che il manufatto è equipaggiato, puoi utilizzarlo quando vuoi. Quindi se io premo 1, ora posso utilizzarlo. E che cazzo fa? Volevo dire, usando questo potente manufatto, con una sola freccia puoi far esplodere i nemici. Bello. Ok, allora farò esplodere gli nemici. Se riuscirò con questo potente manufatto. Sono cretino però.
cioè, sono cretino, l'ho appena sprecato, sono un genio. No, però in realtà è, ah, ok, infinito, ok, va bene. Cioè, infinito, si fa per dire. Allora, qua io suppongo che debba fare... Allora, prima di tutto tu vai via, ok. Ah, ok, niente, ok, capito. Vai, muori, scheletruzzolo. Ma fatemi sapere se volete episodi anche con i miei amici. Non lo so se loro lo compreranno questo Minecraft Dungeon, diciamo. Cioè, nel senso, capite, non lo so. Però comunque sarebbe anche bello comunque fare l'online di Minecraft Dungeon. Come caspita faccio ad arrivare a quel coso, non lo so. Arrampicati all'esterno dei villaggi. Interessante, devo arrampicarmi all'esterno dei villaggi. Come faccio? Io seguo la strada, non so, probabilmente fatemi sapere se ho saltato qualcosa qua sotto, perché cioè, ovviamente visto che io sono nuovo e non ci ho mai giocato a Minecraft Dungeon, non so come lo chiamate voi, io non so, però è bello esplorare, è bello fare, ah, cosa c'è qua, no? È bello, dico, no? È bello. Allora, però non lo so, cioè questo primo livello è un po' noioso, secondo me più avanti sarà sempre più difficile. Non dico il livello, però dico proprio il gioco, sarà sempre più difficile secondo me. Aha, vittoria! Silenzio. Ok, grazie, però allora adesso signora tranquillo. Allora, accampamento. Ok. Cos'è questo? Un coso. Cosa ho trovato? La canna da pesca, accampamento. Ok, va bene. Prego, vai. Seleziona missione. Ok, adesso io posso selezionare una missione. Questa cosa l'avevo già vista. E posso andare alla costa Calamaro, alla foresta dei Creeper. E più avanti non posso andare perché ancora non... Bellissimo, ma guardate qua! No, vabbè ragazzi, bellissimo. Allora, facciamo una cosa. Andiamo alla foresta dei Creeper, anche perché è l'unica... Perché mi sa che questa era la costa del Calamaro, la prima. Poi la seconda è la foresta dei Creeper. Quindi, avvia missione. Vai, andiamo. Facciamo... è tutto buio adesso. In viaggio verso foresta dei Creeper, dice. Adesso se la signora parla di nuovo, però la sgrido, signora, perché non voglio sentire la sua voce tutta quanta così, tutta strana, che fa spa. Perché io voglio giocare. Vabbè. Ok. Allora, dunque, visto che devo fare il gameplay, io di solito faccio uncut i gameplay, perché, cioè, non i gameplay, ma diciamo più che altro i video. E voglio... Che rumori sono? Vabbè. Voglio appunto provare a saltare queste parti un po' più noiose. Ammazza tutti. Ok, vediamo. Questo coso cos'è? Brutto. Però l'ho fatto, cioè, capito, l'ho distrutto con il mio arco super, mamma mia, proprio, capito. Aiuto, no, scherzavo, dietro front, allora, vai via. Aiuto, help me, ok, mi sto leggermente impappinando perché qua è tutta la situazione è tutta complicata, perché sapete com'è. Allora, vai via, brutto. Com'è che l'avevano chiamati questi zomboni? Cos'è questa roba? Smeraldi! Che belli gli smeraldi. No, dove sono andato? Aiuto, help. Ok, eccomi qua. Adesso, questi libera l'abitante. Allora, dobbiamo liberare l'abitante. Da quanto ho capito. Ci metterò un po' a capire come funziona questo Minecraft Dungeon del tutto, perché appunto, visto che io faccio i gameplay, devo impiegare le mie risorse cognitive nel parlare. Cosa sto dicendo? Nemmeno io so. Aiuto! Scusate, no, non ci siamo capiti. Allora voi morite tutti, grazie, bravi. Allora, ok, sto imparando, devo dire che sto imparando e mi sto anche impappinando, perché ovviamente io, sapete con me, non sono uno youtuber così tanto che bravo, no, a parlare. Cioè, dico, devo ancora imparare perché ci vuole pratica, quindi, però qua vivremo avventure straordinariamente belle. Cioè, proprio, mamma mia, bellissimo, felicità, allora... però attenzione, stiamo calmi, stiamo attenti, perché qua non si deve, ok? Capito? Cioè, non si deve. Quando usi una pozione la salute, cosa vuoi, brutto schifo? No, mi sta ammazzando. Cosa sto facendo? Aiuto. Allora, quando usi una pozione di salute, la tua salute sarà ripristinata all'istante. Ok, quindi devo usare Aha! Ok, ora è tutto più chiaro. E ora ho liberato l'abitante, giusto?
Però ora devo anche trovare la carovana. Ok, vediamo se trovo la carovana. Caspita, è bellissimo. Cioè, non so se a voi piace, non so se voi lo giocherete. Fatemi anche sapere se lo comprerete questo Minecraft. Perché mi piacerebbe appunto vedere se a voi piacerebbe giocarci perlomeno oppure no. Perché secondo me, cioè, è veramente bello da giocare. Non so se è da vedere così tanto bello. Spero di sì. Comunque online si potranno anche fare delle modalità, penso, non lo so. Cioè, adesso si deve provare a vedere un po' di cose. Però insomma, ora sì che mi sento uno youtuber gameplay, mamma mia, YouTube proprio, capito? In questo modo qua. Vai, mo. Questa è la nuova parola per uccidere, no? Mo. Allora, sto utilizzando troppe volte. Cosa ho fatto? Mi scusi? Perché ho una TNT in testa? Ah! Non dovevo farlo, vero? Vabbè. Comunque, ho fatto esplodere uno scheletro. Sempre buono, io bevo intanto. Molto buona questa Coca-Cola. Non ho detto il nome, non ho detto il nome. Apri la mappa per trovare la strada con facilità. Allora, quindi la mappa è da questa parte, quindi da quella parte, giusto? Ok, forse ho capito dov'è la strada. Bello, bello. Quindi bisogna premere tab per aprire la mappa, interessante. Allora, io intanto qua mi sono tutto sporcato, rinzozzito di succo, chiamiamolo. Giusto perché non voglio, Voi sapete, no? Voi sapete. Allora, boh, qua è tutta una situa molto strana, tutta quanta, boh. C'è un creeper. Cosa, boh. Ok, dove devo andare? Da questa parte, giusto? Sì, da questa parte, ok. Devo trovare questa carovana, ma secondo voi perché dobbiamo trovarla? Cioè, qual è? Ho trovato una pecora che ho ucciso e ho preso degli smeraldi. Muori! Stupida pecora. Allora, questa carovana, signora carovana, dove sta? Signora carovana? No, allora, io sono più bravo di te a sparare, grazie. Scheletro, no? Si può notare? Ok, si può notare. Aiuto? Vabbè, ma sta carovana, dove... La signora carovana... Io non le ripeto di venire ancora una volta, cioè non glielo ripeto ancora una volta, però io la devo trovare, signora carovana, me lo dice il gioco! Me lo dice il gioco, sentite, io mi vorrei rigenerare perché io siccome sono un po' noob, e diciamo che sono, capito, non è che sono molto bravo, quindi vorrei evitare di morire, però sta carovana io non la trovo. Dove devo andare? Vediamo, forse da questa parte, mi sa. Proviamo ad andare da questa parte perché secondo me è tutta una situazione dove tu devi andare nelle parti giuste della mappa. Pensate quanto sono genio. E non è che sto ritornando indietro, vero? Ok, no. Infatti ho trovato, diciamo, il checkpoint, se si può dire così. Ho anche preso una carne e una TNT che però non sono riuscito a prendere perché come al solito sono molto sveglio. Cos'è? È tutto un posto strano qua. Ah, ho capito, forse devo salire sul ponte, giusto? Ah, e se premo spazio posso fare queste cose strane? Sì, secondo me sì. Vediamo. Allora, adesso proviamo a prendere tutte queste cose, mamma mia. Come? Ma sono stupido, scusate. A quanto pare sì. Allora, capito tutto, capito. Allora, quindi in pratica posso andare da questa parte e poi, soltanto poi, dopo aver ucciso questi qua che... Sono tutti corazzati, super forti, mamma mia. Posso andare sul ponte finalmente. Bene, andiamo sul ponte e troviamo questa carovana che io non so dove c'è. A cosa serve esattamente la carovana? Vediamo, perché sono curioso di sapere, sono curioso di sapere. Mi spiace anche aver portato Minecraft Dungeon con un giorno di ritardo rispetto agli altri, però aumento di livello. Però aumento di livello. Quindi io però non ho ancora trovato la carovana, però almeno sono aumentato di livello. Almeno questo, dai. Ah, signora arciere, come osa arciarmi? Allora, su! Questa carovana! Dov'è? Allora, forse dovrebbe essere da queste parti, secondo me, perché ormai vediamo la mappa. Aiuto! Aiuto! Mamma mia, li faccio fuori tutti quanti. No, 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 no. Aiuto. Cosa? Che è successo? Sono fatto tutto strano, aiuto. Non so, boh. È tutto... Oh, stai scherzando? Ma perché poi qua è pieno di ragni? Ma forse questo è un dungeon di ragni, quindi. Eh sì, io sì che sono un genio. Sono anche un genio per il fatto che...
sto qua a farmi uccidere dai ragni, capite? Capite cosa intendo io, no? Da genio. Però... Ah! Signor ragno, non osi. Allora, proviamo... Mamma mia, non osar mai più, proprio, perché sennò... Qua... Non andiamo d'accordo per niente. Allora, signor ragno, lei deve smetterla di uccidermi. Deve smetterla di uccidermi. Ah! C'è un maialino che... Mi ha dato un arco? Perché? Ah, beh. Stai scherzando? Ok. Stavo andando direttamente dove c'era la TNT. Sono proprio cretino comunque a volte anch'io, eh. Proprio cretino. Proprio, mamma mia, stupido come la... Non so. Allora, andiamo... I pillager qua sono potenti, ma in realtà anche su Minecraft sono potenti, quindi... Però il mio personaggio, manco lui scherza, eh. Ok, ho liberato l'abitante. Però adesso ne devo liberare altri, a quanto ho capito, giusto? Sì, qua ce n'è un altro. Ok, bravo io. Ok, allora, e su, uccidi, bravo. Mamma mia, sì che ce la facciamo. Cos'è? Oh, come osa? Stava facendo cose, ma cosa stava facendo? Scusate, lo devo uccidere. È tutta una cosa tanto strana. Ah, dà vita ai pillager, sti qua danno vita. Avete presente quelli con i libri che fanno tutto... tutto così. Ecco, quelli con i libri danno la vita ai pillager, secondo me. E anche la forza di vivere, probabilmente, perché i pillager, si sa, sono persone tristi nella vita, no? Sono persone tristi che non hanno voglia di vivere. Però ecco, questo è un altro, per esempio, tizio che fa... No, allora questi sono i tizi che fanno ok. Abbiamo trovato i tizi che fanno e la carovana dovrebbe essere questa, giusta? Giusto. Non è giusto. Allora, signora carovana, però io glielo dico. Mi sto stufando. Deve farsi trovare. Ah, ecco. Qua c'è un nuovo abitante. Ok, qua c'è della carne che io prendo, perché sinceramente devo prendere per recuperare vita. Non ho voglia di usare sempre la pozione, no, giustamente. Però, caspita, è davvero bello questo gioco. Cioè, fatemi pensare voi se... Cioè, fatemi sapere se voi... cosa ne pensate, appunto. Ma vai un po' a quel paesacciolo. Ok, perfetto. Fatemi sapere, appunto, nei commenti se vi piace vederlo oppure no. Perché devo capire, cioè... Devo capire se vi piace questo gioco, se lo volete ancora vedere, Santo Gian Giuberto. Allora, vai via. Ho usato la pozione, era inevitabile che la dovessi utilizzare, perché i pillager, voi dovete sapere che anche i pillager su Minecraft sono potentissimi. E qua su questo Minecraft Dungeon sono ancora più. Però in realtà li distruggo abbastanza facilmente. È veramente bello come gioco, cioè mi sta piacendo, mi sta molto piacendo. E poi le avventure, no, di questo gioco, è bellissimo tutto quanto. Poi guardate, mamma mia, adesso vedrete che supereremo questo livello. Appena ce la faremo, non so esattamente dove si deve andare. La fuga? Forse è questa? No, ah, ok, forse è questa, giusto? Esatto. No, un attimo, vai fuori, ho trovato... Devo prendere questo, io devo lottare, perché sennò voi sapete che... Se non prendo le cose, non va bene. Allora, a parte che nei gameplay magari devo evitare un po' di fare questa cosa, perché... Mamma mia, ti distruggo. No, scherzavo. Usiamo un'altra strategia, che è questa. Ok, perfetto. Sono belle le strategie messe in campo da Mojang, che sarebbe appunto la casa che ha fatto. Cioè, in realtà anche, vabbè, Microsoft, tutta una roba, tutta una, capito. Però veramente bello il gioco, cioè bellissimo, davvero bello, molto bello. Quante volte ho detto bello in questo video? Fatemelo, scrivetemelo nei commenti, perché voglio saperlo. Tipo il counter delle volte che ho detto bello. Però vedete, questo per esempio è un dungeon. Ok, e forse dovrei anche alzare la luminosità, perché in questo episodio non si vedrà niente. Ma proprio zero. Zero, zero, zero da dunisiani. Cioè proprio zero. E iscrivetevi al canale se volete. Perché io so che una buona strategia è iscriversi al canale per vedere gli altri video, no? Voi che ne dite? Ah, no, è inutile che mi frecciate, tanto adesso morite. Non potete non morire se c'è Dunis, eh? Scherzo, non è che ammazzo le persone. Cioè, vabbè, lasciamo perdere, sennò qua la mori... Sennò qua YouTube mi... diciamo, mi manda un po' brutte cose. Diciamo, quindi evitiamo. Allora... rido perché ho detto una cosa prima.
che non so se taglio oppure no. Comunque vabbè, non importa, chi vuol capire capisca. Dunque, qua ci sono questi dungeon, che però non so se... non so, cioè, capite? Non so, boh, non so, cioè, aiuto. Ok, devo andare da questa parte. Forza, però vai, no? Aha! Dovevo andare da questa parte ancora. Ok, da questa parte. Il bello è che te lo indica proprio, cioè, vedete, anche qua. Cioè, lo indica, indica dove andare. Quindi è semplice alla fine. Secondo me è difficile proprio il fatto che magari i mob, perché più avanti secondo me diventeranno sempre più difficili, sempre più difficili. E quindi sarà sempre più difficile anche portare video, secondo me, perché poi dopo non è che posso farvi vedere 20 minuti che, non lo so, diciamo, distruggo cose. No? Voi che ne dite? Se volete vedere, per esempio, se volete vedere le cose, dicevo, venga, diciamo. Ah, aumento di livello, perfetto. Ok. Intanto qua mi arrivano messaggi come se niente fosse, ma sì, ma tanto. Ma tanto. Aiuto? Aiuto? Ok, perfetto. Devo andare da questa parte, perfetto. Ok, vai, i creeper. Distruggi? Ma cioè, io sono anche un po' cretino perché ci vado addosso ai creeper. Ok, sono genio, come voi sapete. Però allora, signore, io devo trovare la via di uscita. Mi lasci in pace perché io devo scappare da questo posto. Fuga dalla foresta dei creeper. Vediamo, fuggiamo. Fuggiamo, ok. Tranquillamente, fuggiamo. Aha! Da questa parte si fugge? Aiuto. Dove devo... No, 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 raga, aiuto. È, assolutamente è, ok. Via, scappare, fuggire, vittoria. Stai zitto. Silenzio, no, silenzio. Fine missione, ok, perfetto. Ok, ragazzi, amici tunisiani, persone belle, brutte, gentili, insomma, siete tutti bellissimi tunisiani. Allora, grazie per aver guardato questo video. Fatemi sapere se volete vedere altri di questi episodi, assolutamente, quindi lasciate like, commentate, appunto per farmi capire se vi piace, se vi piacciono questi video oppure no, no, cioè io devo capire, no? Cioè io bevo pure la Coca-Cola nei video, ma sì, ma tanto, no? Quindi grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo video tunisiani, iscrivetevi al canale, mi raccomando.